Ciao ragazze, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torno con un video haul misto di acquisti beauty e non solo. No, quasi tutto beauty no, però diciamo che era improntato più su quello. Poi sono andata a fare un giretto da Primark, quindi ho preso delle cosine e volevo farvele vedere perché secondo me sono bellissime. E niente ragazze, parto subito senza dilungarmi troppo. Allora, siamo state a Milano alla Rinascente, questo è il sacchettino, perché io ragazze mi vedete pochissimo parlare di profumi nei miei video. Parlare per raccontarli, prima cosa, perché non ne sono in grado. A meno che ho davanti un bugiardino e posso leggere le note, allora le so leggere. Però ecco, non so descrivere i profumi, non sono un'appassionata e soprattutto ci sono pochissimi profumi che mi piacciono. Ho fatto un periodo quando ero comunque in Avon piuttosto che in Yves Rocher, soprattutto in Avon avevano dei prezzi veramente bassi, ne ho comprati tanti, ne ho lì tanti a metà, li uso poi più per la casa eccetera, perché su di me veramente ci sono pochissimi profumi che mi piacciono e che poi alla fine vado ad utilizzare. E il mio profumo in assoluto che amo e che preferisco è lui, il Narciso. E proprio si chiama solo Narciso. È quello bianco, ovviamente era confezionato con la sua velina. Sono stata già, forse già un mesetto è passato da quando sono stata alla Rinascente. Come al solito poi i miei video arrivano sempre un po' dopo. Questo è il mio profumo proprio del cuore, lo amo tantissimo, ne ho già avuti due, questo è il terzo ed è la prima volta che compro per tre volte lo stesso profumo e non mi stanca. Lei mi ha detto, perché gli ho chiesto, quali sono le note comunque di fondo che vado a sentire di più per capire eventualmente con cosa sostituirlo, perché mi ha detto che è andato fuori produzione. Infatti io lo cercavo nelle profumerie e non lo trovavo mai, o meglio, trovavo quasi sempre il 100 ml, questo è un 100 ml, io non volevo comprarlo perché ho sempre paura di stancarmi. Invece lei mi ha spiegato appunto che è andato fuori produzione, è rimasto qualcuno di questi grandi che sono quelli che poi alla fine si vendono di meno, anche se c'è ovviamente più risparmio comprandolo grande, c'è più convenienza, però vabbè. Comunque l'ho preso, visto che mi ha detto appunto questa cosa, l'ho pagato intorno alle 117 euro forse, adesso non mi ricordo benissimo, è spray ovviamente, ha la scritta sul tappo e mi ha detto che tra le note di fondo quella più accentuata è il muschio. Io ragazzi, come vi ho detto, non so riconoscere i profumi, faccio così perché ce l'ho addosso, però è un profumo che sento, è delicato ma lo sento tutto il giorno, lo sento se lo metto sui vestiti anche il giorno dopo, mi piace quando ci sono 30 gradi, quando ci sono 0 gradi, nel senso che non è un profumo che d'inverno magari non lo sento, d'estate mi stanca perché rimane troppo forte, è un profumo che mi piace sempre, lo amo, non c'è, è tolto dalla produzione, vabbè, me ne farò una ragione, proverò altri profumi con delle note di fondo di muschio. Poi c'erano con me mio figlio e mio marito, mio figlio si è innamorato del packaging di questo profumo di Moschino, quindi come potevo dire di no, cuore di mamma. Abbiamo preso anche questo, è anche lui un 100 ml, è molto buono, lo sento su di lui, è delicato comunque, anche lui è costato intorno alle 110 euro, sì perché ho speso 227 tra tutti e due, però vabbè, sono due profumi da 100 ml, sono stata molto contenta. Poi ragazzi, alla Rinascente, quelle poche volte che vado io, non trovo mai sconti, però vi danno veramente un sacco di campioncini. Questo stand dove ho preso questi profumi era uno stand misto, non c'erano, cioè non era lo stand di Narciso piuttosto che di Moschino, ma c'erano solo profumi e diverse marche. Mi ha dato tantissimi campioncini di Versace, di profumi vari, aspettate che ve li faccio un po' vedere, eccoli qua, fate conto che due o tre li abbiamo già utilizzati, un po' da uomo e un po' da donna, però veramente tanti. Ci ha regalato questo, come si chiama, portachiavi o da agganciare anche alla borsa, mi ha detto lei, però non lo so, perché insomma è molto carino, però è un angiolettino lì con gli occhiali di Zadig & Voltaire,
molto molto carino, e poi tanti altri campioncini misti, sempre quasi tutti di Versace. Di questo qua me ne aveva dati due o tre, li ha già usati mio figlio, e poi mi ha dato questi quattro campioni che mi ha detto che è un profumo di nicchia. Io ovviamente non l'ho mai sentito perché bazzico poco in profumeria adesso. È Serge Lutens, penso, spero si legga così. Sono quattro profumazioni che ha lui. Ripeto, lei me li ha decantati, mi ha detto che questa nuova marca, che è proprio di nicchia, che costa parecchio, cioè a confronto questi non costano nulla. Io ripeto, non ho la minima idea di chi sia, non li ho ancora provati, quindi non so se sono profumi speciali. Mi aspettavo solo, aprendoli, di vedere, sapete, quelle miniature tutte lavorate, tipo quelle di Sisley, per dire. Invece no, sono dei semplicissimi fialettine, delle semplicissime fialettine tutte nere, però vabbè, li proverò man mano, poi vi saprò dire se sono così speciali, anche se ripeto, io non so molto descrivere i profumi. Poi ragazze, sono stata da Esserbella, però qui ho voluto prendere due cose, ma non mi piacciono né una né l'altra. Allora, io adesso, per chi mi segue un po' e sa, sono entrata in Yanbal da un po' di tempo, perché mi piacciono molto i prodotti di Yanbal, che è un'azienda che vende skincare, make-up, eccetera. E quindi sto comprando quasi tutto da lì, soprattutto per le allergie, perché stranamente sono creme che metto, finisco, io non riuscivo mai a finire creme, perché mi davano fastidio, e lì mi trovo molto bene. Però come contorno occhi hanno solo un contorno occhi piuttosto fluido, che è un pochino leggerino per una pelle come la mia, comunque una pelle di una certa età. Allora sono andata in profumeria, o meglio, sono andata a fare la spesa all'Esselunga, dove ci sono queste profumerie Esserbelle, e in vetrina vedo queste creme bellissime, tante scatoline della CBN, Age Control contorno occhi e labbra. Ho detto, è molto interessante, e c'era lo sconto del 30%, quindi ho detto no dai, la prendo, vado, la provo, se tanto non mi piace. L'ho pagata intorno alle 55 euro, non costava tanto, tutta felice mi prendo la mia crema. Tra l'altro anche qua era tutta confezionata bene, packaging stupendo, guardate il tappo è stupendo con questa rosa, meraviglioso veramente. E questa qua dice che è un trattamento in crema antietà ad elevatissimo potere rigenerante a base di cellule germinali vegetali attive ed altri principi attivi esclusivamente di origine vegetale. Ragazze, è una crema molto fluida. A me le cose troppo fluide rimangono, cioè non riesco neanche a farle penetrare a momenti. A vederla così non sembra, io non l'avevo vista in profumeria, però sono quelle creme, io non so come spiegarvi, molto molto, vedete, sparisce subito ma è bagnata, non so come dire, cioè a metterla sul contorno occhi devo star lì due ore a farla penetrare. Ha un odore che non mi piace, vi devo dire la verità, sento questo odore come se fosse un prodotto che è aperto da tempo, era tutto sigillato, era nuovo, perfetto. E soprattutto io volevo quei bei trattamenti antietà, quelle belle creme ricche, tipo burri, no? Che voi mettete, volevo una cosa così. E non sono rimasta soddisfatta. Tra l'altro sono venuta a casa quando ho visto il packaging, ero felicissima, 30 ml di prodotto, quindi... guardando quanto l'ho pagata, essendo un prodotto di profumeria, non è tanto, però ragazze, non mi piace, ennesima crema che metterà mio marito, vabbè. Poi abbiamo preso questo shampoo, anche questo, vedete, l'abbiamo già utilizzato un po', dico abbiamo perché sia io che i miei due ometti. Questo è il Bivalent di Kerastase, è uno shampoo di cui ero innamorata anni fa, perché va a sgrassare la cute ma non va a sciupare le lunghezze, però in questo momento ho i capelli molto molto secchi e me li va a seccare, quindi anche qua io ho sempre il problema cute, grassa, lunghezze secche. Ho detto provo a prendere Kerastase, che per me è uno dei marchi più, comunque mi sono sempre trovata bene con i prodotti, costa 19 euro, quindi ha un prezzo abbastanza elevato insomma per uno shampoo, però purtroppo ragazze non mi piace. E anche questo lo userà mio marito, lo useranno mio marito e mio figlio. Poi mi ha dato due campioncini,
il Miss Dior, sempre un profumo, sono piena di campioncini di profumo, e poi questa cremina di Biotherm, una bustina però così piccolina, che anche qua non so se metterò, perché purtroppo anche questa cremina quando la metto mi pizzica un po'. Mi dà fastidio. Io purtroppo dovrei, prima di comprare i prodotti, poterli provare. Con Yanbal, che ci sono le mini taglie, io avevo preso tutto in mini taglia, una mini taglia che comunque dura 15 giorni, capisci se un prodotto ti dà fastidio, perché questo lo capisco, capisci la texture, capisci il profumo, sono tante cose legate a un prodotto. Non capisco perché lo pagate, perché si pagano, non capisco perché non le fanno anche in profumeria, perché o devi avere il campione giusto, però non è che puoi andargli a chiedergli il campione che vuoi e non è detto che ce l'abbiano in quel momento, oppure secondo me dovrebbero fare una cosa molto bella questa, secondo me dovrebbero farla tutte le case, soprattutto che hanno prodotti di un certo livello, perché almeno si possono provare. Però detto ciò, vi faccio vedere l'ultima cosa di beauty, che la apriamo insieme, è un pacchettino di Sun in Forma, c'è solo un tipo di prodotto che abbiamo visto che erano in offerta, quindi abbiamo voluto prenderli, quindi li abbiamo presi, diciamo così. Allora, costano 3 euro ognuno, c'è tutto l'imballaggio, la carta. E sono i gel doccia, eccoli qua, i gel doccia profumati della Bionique. Io Bionique ho fatto un periodo che l'ho usata tantissimo, discorso sempre pelle reattiva, tra l'altro adesso ragazze incomincio anche sul corpo, se metto qualcosa che non lo so è troppo aggressivo o non lo so che perché mi crea allergia. Avevo fatto dei test, avevo fatto delle prove, però non avevamo capito, cioè è troppo difficile capire la reazione a che cosa, anche perché ogni prodotto è fatto da tanti, cioè in un prodotto ci sono tantissimi ingredienti, quindi niente. Però ecco, ne abbiamo presi 5, 3 euro l'uno, 3 così e ancora uno verde e uno azzurro. Eccoli qua, 5 così perché appunto, ripeto, ci piacciono molto, di solito costano sulle 8 euro. Anche qua prima dove lavoravo avevo lo spaccio della Bionike vicino, che è a Garbagnate, magari per chi è della zona potrebbe essere interessata, con lo spaccio comunque i prodotti costavano meno, l'outlet. E adesso vabbè, rimane lontano, non vado quasi mai. Poi vi faccio vedere, sono stata da Calzedonia. Ho preso 5 calzine invernali, c'è sempre l'offerta 4 più 1 gratis, totale 19,80 euro, e ho preso queste 5 calzine fatte così. Allora, queste con i brillantini bianche e nere, bianche hanno i brillantini sul dorato, nere invece i brillantini argentati, ovviamente tutte e due al lato esterno si vedono i brillantini. E poi ho preso queste che mi piacevano tantissimo, con le due righettine maculate in nero e in bianco, e poi questa qui che c'era questa in tantissimi colori, c'era questo blu, questo marrone, ha queste due striscette sopra e due sotto, tutte che brillano, e poi sono tutte interno esterno con questo disegnino, ci sono anche bianche, sono molto molto belle. Adesso io ragazze ogni stagione compro un po' di calzine nuove, perché sono quasi sempre costretta a mettere scarpe sportive, visto che ho un problema al tallone, e quindi almeno compro delle calzine carine, diciamo così, insomma, visto che non posso più mettere le scarpine carine più di tanto, metto tutte le calzine carine. Comunque sono veramente belle, fatte bene, e quelle di Calzedonia mi piacciono perché non stringono, perché ci sono delle calzettine che a volte si mettono, stringono e fanno il sassicciotto, che è brutto da vedere, siccome i pantaloni magari, tra il pantalone e la calzina si vede un po' la pelle, se si fa il salsicciotto è brutta. Invece queste qua di, come si chiama, Calzedonia, non me lo fanno mai. Ad esempio quelle di Tezenis tendono a stringermi e non è che stia molto bene. Soprattutto perché come me non è magrissima, questa salsicciotto anche no.
Poi ragazzi sono stata da Primark, ci sono andata perché avevo visto nelle storie di una ragazza il portatrucco, che vi farò vedere per ultimo perché è sotto, però intanto che ero là ho voluto prendere queste 5 mutandine, 4,50 euro, cioè neanche un euro l'una, però ho preso la XL e non sono stata lì a aprirle perché anche qui avevo fuori mio marito e mio figlio che mi aspettavano, mi sembrano un po' troppo grandi. Vedete, perché Dio non vengono tanto, però mi sembrano veramente grandi come mutandine. Vabbè, al limite le metto sulla notte e via andare. Però ecco, ci sono tantissime fantasie, la misura dalla S alla XXXL, cioè tutte le misure. C'era un casino di gente così, però non si poteva neanche star lì tanto a guardare, però veramente. Poi il cotone non mi sembra proprio, oddio, non è un cotone di quelli. Però non mi sembra un cotone così scadente, insomma. Adesso vediamo, anche a lavarle così, quanto resistono. Poi se si stringono un pochino, anche meglio, visto che sono grandi. Poi ho preso i dischetti di cotone. Non li ho mai provati, questi di Primark. Costano 75 centesimi l'uno, sono 120. Non hanno la cucitura esterna, che è quella che magari può andare a graffiare il viso, quindi mi sembra anche qua un ottimo affare. Ho preso poi i cotton fioc, eccoli qua, questi ragazze 80 centesimi, sono 200 cotton fioc, quindi costano veramente niente. Una bella scatolina tra l'altro che si apre così, mi sembrano anche belli paffuttini, insomma non fini fini, e quindi sono anche contenta. Poi ragazzi ho preso due ciabattine perché io amo le ciabattine di Primark, le trovo veramente belle belle belle. Queste maculate sono aperte e hanno anche questo elastico dietro, così quando facciamo quei lavori da casalinga su e giù dalla scala è meglio avere una ciabatta che stia su bene. E le trovo veramente belle belle, e queste sono costate 8 euro. Tra l'altro hanno questa gomma bella sostenuta, io le ho già prese le ciabatte da Primark, le butto poi in lavatrice quando le lavo, non si sono rovinate, voglio dire, dopo 2 anni che comunque le metti quella settimana, le lavi eccetera, si sono un po' scucite qua, ma volendo si possono ricucire, però sono veramente belle, cioè non si è scollato niente, proprio si era solo qua un po' scucita, almeno quelle che ho. E così ho voluto prendere queste, insomma, per rinnovarle anche un po'. E poi c'erano queste, che anche queste non potevo lasciarle là, fatte proprio a bebuccia, così quando farà freddo i piedi saranno super caldi. Queste 6 euro, addirittura ancora meno. Anche loro con la gomma belle sostenute, belle leggerine. Sono bellissime, morbide, morbide. Dovreste sentire la morbidezza come il mio Tommy. E niente, mi piacevano tanto, le ho prese. Ed ero andata invece per lui, che è il portatrucco. Eccolo qua. È trasparente, io ho preso questo con un cassetto grande alto e due invece piccoli e stretti, costa 12 euro, c'erano di tante forme, le vedete qua con i due cassettini grandi, invece due cassettini lunghi più piatti come il mio, c'era il porta rossetti, poi c'erano anche più piccoli che costavano 6 euro, la metà di questo, due cassettini eccetera. Mi sembra bello sostenuto, non l'ho ancora aperto, qua sono andata proprio ieri da Primark a fare un giro, ieri sabato, oggi è lunedì. E niente, mi è piaciuto, vorrei vedere insomma se è un bello sostenuto, se si aprono bene i cassettini eccetera. Andrò a comprarne un altro magari in settimana, perché il sabato è veramente improponibile. Siamo andati ad Arese, vi parlo come se Primark fosse solo lì e già lo sapete, al centro commerciale di Arese, dove ci vado molto raramente, un po' perché non è vicino a casa e un po' perché c'è veramente un casino sempre. In settimana ancora, ma adesso tra la scuola, tra il lavoro, tra tutto, insomma, non riesco più in settimana. Però ecco, queste cose mi interessano molto. Poi c'erano tantissime cose, ho visto anche tantissimi vestiti che mi sembravano anche carini, però veramente ragazze, la gente così, avevo fuori anche mio marito e mio figlio, quindi non sono stata lì a guardare. Ma con 30 euro ho comprato un sacco di cose, ero tutta contenta.
Bene, questo è tutto, vi ho fatto vedere, vi sto guardando intorno perché ho messo le cose qua intorno, non ho più nulla, gli ultimi acquisti di quest'ultimo periodo. Io vi mando un bacione e ci vediamo con i prossimi video. Ciao!